Cina. Nei migliori, i migliori studi per fare medicina sono a nord, nella Tunisia. Perché è così? Sì. E questa passione per il teatro ce l'hai? Sì, anche perché io studio danza, quindi già lo spettacolo mi interessa tantissimo, il teatro, anche se seguo di più il cinema. È uno spettacolo che siamo andati a vedere con la scuola, la Belle e la Bette, a Cosenza. Perché? Sì, sì. Sì, sì. È stato bello, affascinante. Bene. Io sono Chiara, ho finito la terza media e mi sono iscritta al liceo classico. Da grande, cioè l'arte, il teatro mi piace, sì, però non penso di intraprendere questa strada. Mi piace l'arte, mi piace in generale, forse per questo ho seguito il laboratorio. Sto scoprendo cose, sto scoprendo sempre cose nuove. Come mi piace l'arte, mi piace la musica, magari preferirei più iscrivere, più eseguire gli studi musicali anziché teatrali, però devo dire che questa esperienza è stata molto formativa e mi sono trovata bene. Io mi chiamo Maria, ho 14 anni e anch'io come loro ho appena finito la terza media. A settembre mi sono iscritta al liceo classico. Io amo l'arte, la cultura e il teatro proprio in generale da quando sono piccola. Quest'anno in particolare mi sono fatta in quattro per coltivare le mie passioni e allo stesso tempo essere al passo con la scuola, perché praticamente mi ritrovavo con il progetto di cinematografia, con teatro, con la scuola di musica, un casino, però studiavo anche la notte, dopo mi svegliavo presto la mattina per comunque continuare ad avere dei buoni voti. E ci sono riuscita, per fortuna, è stato stancante al massimo, però è bello. Bene, vedete come ognuno ha un'idea che ancora si deve concretizzare. Questo vuol dire che c'è un progetto, c'è un significato che tu vuoi dare al tuo tempo, al tuo vivere. E questo è importante, ragazzi, è la cosa più importante che ci possa essere. Vi voglio salutare con questo pensiero. Cercate quel significato che vi dà la sensazione di esistere al di là di ogni cosa, al di là di ogni momento, al di là di ogni difficoltà. Il significato della vostra esistenza. Ognuno di noi è portato a vivere per qualche cosa. Provate a cercare qual è. Provate a cercare qual è e non sprecate, come dire, tempo. Cioè non rinunciate, non tergiversate. Sentite quella cosa e poi vi accorgete che non era quella. Cambiate. Però fin tanto che non vi rendete conto che non è quella, stateci sopra. E non vi risparmiate. Studiate, fate esperienza, vivete situazioni, viaggiate, fate quello che potete fare, ma coltivate dentro di voi quel senso di, come dire, di il significato, un vuoto, quella è la cosa che ci divora di più, cioè il vuoto di non saper che fare, non saper chi sei, di non saper che cosa vuoi. Questa è la cosa che veramente più fa male, non saper chi sei, non sapere che cosa vuoi. Allora, sempre io devo cercare di essere dentro me stesso, sapendo chi sono e che cosa voglio. Il teatro in questo ti aiuta, perché ti pone delle domande attraverso altri personaggi, quindi tu non rischi di tuo, fai rischiare al personaggio. I personaggi che noi affrontiamo in teatro sono sempre in crisi. Sono sempre in crisi di esistenza o in crisi con l'altro. E quindi tu, affrontando quel personaggio, affronti le sue dinamiche e quindi fai un'esperienza indiretta senza pagarne le conseguenze. Ho nella mente un'immagine molto brutta, non so se è il caso di raccontarvi, però fa parte dell'esistenza di tutti i giorni. Cioè, il nipote di un mio amico è stato trovato sul marciapiede a Scampia, a Napoli, morto di overdose. E i genitori sapevano che lui era al mare, a Torre Mezzo, sul Tirreno. Che cosa ci faceva a Scampia? Per due giorni non hanno avuto sue notizie. Il sabato mattina era andato via di casa, il lunedì mattina, dopo vari tentativi, arriva una telefonata dalla polizia di Napoli, perché sul telefonino di questo ragazzo era stato trovato il numero mamma e hanno chiamato questo numero e hanno detto: qui c'è questo ragazzo. Sono andati a fare i riconoscimenti e l'hanno trovato. Allora io mi chiedo, un ragazzo di 27 anni, che cosa ci faceva a Scampia?
è morto di overdose, quindi lo sappiamo che cosa ci faceva. È morto perché una dose tagliata male, è morto perché è stato ucciso dalla sua condizione, dalle persone che non hanno avuto rispetto del suo problema. Ma questa è stata la... Perché un ragazzo di 27 anni entra in questo tunnel? Perché? Perché non ha valore, perché la sua vita in quel momento non ha valore. Ha valore solo se io ho quella sostanza che mi porta su un altro piano. Questo è un pericolo gravissimo, che attacca sempre di più dove trova il vuoto. Dove trova il vuoto si inserisce. Dove trova il vuoto di un'esistenza si inserisce. Allora bisogna cercare di evitare di lasciare spazi liberi. Non è che uno poi deve avere la furia di fare sempre, come si dice, l'horror vacui, no? C'è la paura del vuoto. No, il vuoto anche quando è solitudine, che io sto da solo in casa e penso e leggo e ascolto una musica, va benissimo. Il vuoto non ti deve conquistare, non deve essere la tua unica dimensione. Quando tu non sai chi sei, che cosa vuoi, quello è terribile. Scusate, penso che comunque questo chi sei, che cosa vuoi, a queste domande ti è anche molto il gruppo. Certo, c'è un confronto, perché, no? Come si diceva infatti prima. Noi ci siamo confrontati, abbiamo scoperto. È bellissimo, tanti anche lati età diverse, no? Età diverse. Anche età diverse, infatti. Tutti Maria, esperienze diverse. Per esempio, lei mi ha dato tanto, perché si vede proprio la sua bontà. Quindi l'ho toccata con mano, a lui piace il cinema, mi ha fatto avvicinare al cinema. A Chiara piace la musica, piace scrivere, io ho percepito da lei questa cosa, quindi anche a me piace scrivere la musica, ho scritto canzoni, ho scritto poesie, quindi abbiamo qualcosa in comune che unendo possiamo far diventare ancora una cosa ancora certo. più grande. Certo. Quindi secondo me bisogna avere forza nel gruppo e andare avanti. Insomma. Bene, già su questo pensiero io vi saluto e vi ringrazio. Abbiate forza.